Siamo con il sindaco di Voltorino, l'avvocato Santa Croce. Siamo davanti all'ingresso di Passo del Lupo, la galleria che sta creando varie problematiche per la circolazione, per quelli che si devono spostare per raggiungere non solo Campobasso, ma anche il Beneventano, San Bartolomeo e soprattutto chi vuole andare anche sulla zona laziale, quindi parliamo anche di chi deve raggiungere Roma. Allora, questa mattina siamo venuti per fare un sopralluogo. Questa mattina ricordiamo ci sono stati anche mezzi pubblici che praticamente pur di raggiungere le varie località dei Monti Dauni per spostarsi su Foggia hanno avuto seri problemi. Qualche pullman stava anche in pericolo di cadere. Insomma, ci sono varie problematiche. Sindaco, la sua richiesta, al di là di tutto, in fondo è quella di perché oggi questi lavori, che non sono di questa gravità e soprattutto non sono così urgenti da fare. Assolutamente sì, cioè questi lavori, per quanto indispensabili, necessari, peraltro anche sollecitati più volte anche da me e da altri sindaci, e anche da cittadini, da utenti della strada che attraversano questa arteria fondamentale che collega, non lo dimentichiamo, due regioni o più regioni, anche tre, se vogliamo, anche la Campania certamente, praticamente questi lavori sono stati spostati dai primi di settembre ad oggi e sono lavori che potevano essere svolti tranquillamente più in là oppure in piena primavera, primavera inoltrata e non in pieno inverno, quando sui Monti Dauni le temperature scendono facilmente tutti i giorni sotto zero tranquillamente. È facile, nonostante gli sforzi che non nego sia da parte della provincia sia da parte della stessa ANAS, di ripulire le strade dalla neve e dal ghiaccio, su questo non c'è dubbio, però il ghiaccio si riforma subito, si riforma soprattutto nelle ore notturne, nelle prime ore del mattino, nelle ore serali. E questa arteria, come dicevo, viene frequentata non soltanto da cittadini che comunque sono ben attrezzati, che conoscono le strade, ma anche da cittadini che si devono recare a Roma o a Campobasso. E ormai ci troviamo di fronte, anche a Volturino, ma anche in altri paesi, ci troviamo invasi da utenti della strada, da automobilisti inferociti, che peraltro non sanno esattamente come raggiungere le loro località. E spesso, come è accaduto stamattina, perché sono in giro da stamattina alle 5 con i mezzi Spargisale, non soltanto nel comune di Volturino, ma anche lungo la provinciale, dove abbiamo assistito a situazioni di vera emergenza. Un pullman della SITA si è messo di traverso lungo la strada, scivolava e rischiava di finire addosso ad altre auto che si sono anche loro impantanate nella neve e nel ghiaccio, di cui abbiamo prove fotografiche, quindi non mi sto inventando nulla, oltre che insomma, non sono il tipo che racconta frottole. Questa situazione è francamente insostenibile, perché io non so se probabilmente, come mi è stato riferito, la galleria riaprirà tra 8, 10, 12 giorni, ma Ecco, anche questi sindaco, 8, però 10 ci giorni sono sono pericolosi. delle documentazioni chiare, ufficiali, cioè chi deve certificare questa chiusura, questa apertura, ha fatto le sue comunicazioni? Avete avuto risposte? Noi abbiamo avuto delle risposte, ho inviato diverse lettere all'ANAS e al prefetto e ho avuto soltanto un riscontro da parte dell'ANAS al mio terzo sollecito, dove mi si indicava ieri per il 9 che la galleria sarebbe stata chiusa il 9, ma così non è, cioè comunque così non va bene. Noi abbiamo bisogno di segnalare e di aiutare gli utenti della strada, i cui disagi ricadono come al solito sempre sui cittadini e in modo particolare sui sindaci, che poi devono far fronte anche con le loro proprie energie personali, come accade a me e come ad altri miei colleghi anche più bravi, di dover far fronte con le energie comunali a quelle che sono le mancanze poi di altri enti. Allora, la mia richiesta è semplice e chiara, che ho prospettato più volte all'ANAS: rinviamo i lavori che non sono indispensabili, come è facile rilevare, per quanto siano necessari, ma non è indispensabile farli in questo periodo. Si fanno ad aprile e siamo tutti tranquilli, le strade vengono chiuse, la galleria viene chiusa, oltretutto si registrano anche numerosi incidenti, perché quando un provvedimento, purtroppo come accade in Italia spesso, il provvedimento è palesemente ingiusto e iniquo, basti pensare che altre gallerie vengono chiuse la notte, ma vengono lasciate aperte tutto il resto del giorno, o comunque ci sono lavori doppi, tripli addirittura, cosa che qui non accade, in questi casi le gallerie possono essere utilizzate e quindi ci sono meno disagi per i cittadini. Come dicevo, quando il provvedimento viene considerato palesemente ingiusto, la gente, per quanto possa sbagliare, non so certo giustificandoli, ma poi si possono verificare questi incidenti, diverse macchine, come abbiamo assistito prima dei vinifica, superano il blocco di questi cancelli, che peraltro non è assolutamente un blocco, e passano con il rischio di arrecare incidenti sia agli operai, che poveretti non c'entrano nulla, sia
sia a loro stessi perché potrebbero creare gravi incidenti stradali. Io credo che questa situazione sia molto preoccupante. Quindi noi chiudiamo questa sua dichiarazione con una richiesta. Attendiamo ufficialità dagli organi competenti. Io chiedo semplicemente, non voglio neanche una risposta, io voglio semplicemente che i lavori vengano interrotti immediatamente, entro 24-48 ore possono finire di fare quello che stanno facendo oggi, da lunedì mattina massimo la galleria deve riaprire, perché per di più ci sono nuove perturbazioni in arrivo e se fosse vero che la riaprono la prossima settimana mi starebbe anche bene, però io di questo vorrei avere la certezza assoluta e comunque in ogni caso. Diciamo, questa situazione non mi sta bene perché i disagi sono veramente tanti e ingiusti, ingiusti.